non so, qualche tempo fa è successa una cosa che succede ormai abitualmente a Taranto, specialmente ai Danubi. Avevo preso a cuore la storia di un ragazzo, Francesco Vaccaro. Qualcuno si ricorda? Io non ho mai avuto il piacere e l'onore di conoscere Francesco, ma vi dico sinceramente che presi a cuore questo ragazzo e stavo sempre a rispondere ai suoi link, alle sue cose, alla famiglia. Intanto facciamo anche un grande applauso alla sua famiglia, alla signora Milena. Taranto concerto di Natale, siamo qui presso l'oratorio Murialdo della parrocchia di Gesù Divin Lavoratore al quartiere Tamburi, una bellissima iniziativa in cui il significato del Santo Natale si traduce in musica, si traduce in solidarietà, si traduce nel voler stare insieme, una iniziativa voluta da Orosei per il sociale insieme alla parrocchia Gesù Divin Lavoratore, e abbiamo la performance canora del notissimo Franco Guitto insieme all'orchestra Arcadia. E allora Franco, le tue sensazioni, regalare una serata diversa, regalare un sorriso, regalare la gioia per il Santo Natale con della buona musica in una città che soffre. Infatti, intanto buonasera a tutti, cosa devo dire? Io sono tamburrino quasi di nascita, quindi ho vissuto tanti anni in questo quartiere e ho ancora i miei parenti, i miei fratelli, sorelle, eccetera. E quando il signor Epifani mi ha proposto di fare questa iniziativa, ho dovuto... Orosei per il sociale, diciamolo. Assolutamente sì, Fondazione per il sociale, che il signor Epifani, oltre a questa iniziativa, fa tante altre cose senza magari pubblicizzarle, perché è una persona che vuole portare avanti certi discorsi in questa città difficile. Parliamo dei brani musicali di questa sera, tipicamente natalizi. Sì, infatti per me è una cosa nuova quasi, perché mi sono dovuto adattare, no, al periodo natalizio, proprio per offrire a queste presenti. Sì, ai presenti, a questo, diciamo, a chi ha organizzato un repertorio diverso da quello che abitualmente facciamo, perché noi abitualmente facciamo musica italiana. Stasera quasi quasi mi sto anche divertendo, perché mi sembra di essere tornato bambino a cantare le canzoncine. Ma devo dire, musiche chiaramente natalizie, però in un contesto con un sound ritmato, proprio musicale, con non il solito brano di Natale, ma rivisitato secondo poi le caratteristiche delle tue performance canore e musicali. Assolutamente sì, devo dire grazie anche all'orchestra che mi accompagna da quasi 20 anni, l'orchestra Arcadia, sono 5 meravigliose musiciste, brave, preparate, insieme a 2 compagni di viaggio, Enzo Pulpito e Angelo Boccuni, che anche loro sono quasi 20 anni che collaborano con me. Quindi cosa devo dire? L'augurio alla città, attraverso la musica, attraverso
quelle gioie che solo il Natale sa dare, è un Natale che diventa, ha un significato più profondo, perché queste canzoni, diciamocelo, ci emozionano, a me almeno fanno venire la pelle d'oca. No, ma hai detto una cosa giusta, cioè io veramente a Natale, per me Natale è il massimo, il periodo di Natale mi piace tutto quello che è il Natale, delle luci, dalle persone che escono in centro, tutto quello che raccoglie questo periodo. E devo dire una piccola nota, no? Avevo letto su un link su Facebook qualcuno che aveva detto: no, il Natale non bisogna più fare gli auguri, non bisogna eliminare, non toccateci il Natale, perché io mi arrabbio di brutto. Ci arrabbiamo tutti. Non toccateci il Natale, non so quello che ha scritto queste cose, cancellati da Facebook, ok? Tutto. Alessandro Epifani, presidente della Fondazione Oro 6 per il Sociale, dobbiamo ringraziare certamente la sua sensibilità per l'iniziativa di questa sera, una serata all'insegna dello stare insieme, all'insegna del vivere il Natale, all'insegna del condividere con gli altri un momento significativo, come quello appunto della nascita di Gesù Bambino, in un momento difficile che vive Taranto. Sì, è un momento difficile, e noi cerchiamo nel nostro piccolo di contribuire a lenire le sofferenze di questa città, senza entrare in discorsi più grandi di noi, ma cercando, con la collaborazione anche dell'arcidiocesi, in questo caso della parrocchia, di entrare proprio nella, come si suol dire, nella carne viva della città, e in questo caso entrare in un quartiere che tante sofferenze ha patito e patisce ancora. Può essere secondo noi utile farlo in maniera diretta, offrendo occasioni di socialità, occasioni di incontro, occasioni anche di vicinanza, che credo siano anche simbolicamente molto importanti. Tanta buona musica questa sera con Franco Guitto e con l'orchestra Arcadia, e poi un momento così conviviale con delle pettole calde zuccherate distribuite ai presenti. Ecco, una serata all'insegna della semplicità, d'altronde la gioia e la felicità forse stanno nelle piccole cose, che sono le grandi cose. Concordo pienamente. Tornare alle tradizioni, tornare al rapporto umano nell'epoca di internet, dei social media, è fondamentale. Quindi il rapporto diretto, il contatto diretto, e anche il rispetto delle nostre tradizioni, la nostra tradizione musicale, la nostra tradizione liturgica, ma anche le nostre tradizioni culinarie, come appunto la classica pettolata, sono occasioni secondo noi di riflessione sui veri valori fondanti la nostra società, e che giovani e meno giovani sicuramente possono apprezzare. È Natale, tutti, vieni.